Gentili colleghi, siamo oggi qui a discutere un tema veramente molto importante per questa città. Però prima di entrare nel merito della questione vorrei dirvi che in questo anno appena trascorso il lavoro che abbiamo condotto è stato ispirato a tre principi fondamentali: la trasparenza in tutte le attività svolte, il riavvio di processi che sono stati fermi e incagliati per troppo tempo, nonché una seria e rigorosa attività di programmazione su tutti i fronti e in particolar modo, parlo per me, anche sul discorso della mobilità. Ecco, è proprio che per questi tre motivi, per questi tre principi, che noi oggi ci troviamo qui a parlare di ATAC in questo Consiglio straordinario. Quello che vorrei fare quindi è gettare una netta linea di demarcazione tra quello che è stato e quello che sarà. E direi che la soluzione che ha prospettato poco fa la sindaca, che ha trovato la convergenza di questa amministrazione, è proprio quella del concordato. Però prima di parlarvi delle opzioni che avevamo a disposizione, voglio farvi vedere che cos'è ATAC, che cos'è ATAC oggi. Se ci ricordiamo, magari chi è un po' più in là nell'età in quest'aula ricorderà perfettamente 40-50 anni fa che tipo di sogni si aveva per Roma. E ATAC faceva parte di questo sogno di crescita economica, ma anche sociale, culturale di questa città. Ebbene, cosa è rimasto di quel sogno in cui faceva parte ATAC? Vi ve lo posso dire in maniera molto tecnica. ATAC è un'azienda che ad oggi presenta un livello di indebitamento molto elevato. Un livello di indebitamento che di fatto si è mantenuto pressoché costante dal 2010 ad oggi. E se ci sono stati dei decrementi di questo debito commerciale, di questo debito totale, non è certo da attribuire a una riduzione del debito commerciale, ma a una riduzione del debito verso le banche, quindi del debito finanziario. Immaginate quindi questo cosa significa aver mantenuto, anzi incrementato in realtà rispetto al 2010, il debito commerciale, quindi il debito verso i fornitori. Significa avere oggi un servizio che non può andare bene, che non funziona, che comunque non è all'altezza di quelle che sono le esigenze di mobilità di questa città. E mi chiederete allora, quali sono le motivazioni che hanno portato a tutto questo? Innanzitutto, vi do la prima, la mancanza praticamente pressoché totale di investimenti, negli ultimi 15 anni soprattutto. Investimenti sia nelle infrastrutture, e parlo soprattutto delle infrastrutture su ferro, che tanto nel passato in realtà erano state, come dire, promosse, ma che oggi non hanno ancora trovato realizzazione. Parliamo anche di un parco autobus molto vecchio. C'è una slide che vi fa vedere molto bene qual è l'andamento dell'età media del parco bus. Passiamo da un'età media del parco bus di superficie pari a 5,92 anni circa del 2005, possiamo più avanti rispetto a quella proiettata, ha un'età media del parco bus del 2016 pari ben a 11 anni. Quindi noi di fatto in 10 anni abbiamo incrementato l'età media del parco bus da 5 a 11. Questo significa di fatto non aver comprato autobus. E quindi immaginate come può un'azienda, sia questa pubblica sia questa privata, funzionare e andare bene se questa è l'attenzione che è stata prestata sia dalle vecchie amministrazioni a livello aziendale, ma sia anche delle vecchie amministrazioni che si sono sedute qui nel corso del passato. Dunque, oltre a questi 150 bus che sono arrivati nel corso dell'anno precedente, l'ultimo acquisto in leasing risale al 2013 e l'acquisto precedente al 2013 risale al 2008. Quindi pensate questo che cosa significa. Eppure, guardando i dati, le iniezioni di liquidità da parte di Roma Capitale nei confronti dell'azienda ci sono state. Ho qui una serie di tabelle, insomma, che mi indicano i conferimenti in denaro che ci sono stati in realtà sempre meno negli ultimi anni, ma anche i conferimenti di cespite, le ricapitalizzazioni che si sono seguite dal 2010 a oggi. Beh, nonostante questo, la situazione è quella che ci troviamo oggi di fronte. E nel frattempo cosa è successo? Evidentemente l'azienda non era efficiente, ci sono state una quantità di sprechi enormi e oserei dire anche scandalosi. Vorrei farvi vedere qual è stato il totale dei compensi pagati ai CDA, ai presidenti e agli amministratori di ATAC dal 2010 al 2016. Io trovo veramente vergognoso
aver avuto liquidazioni pari a 1.420.000 euro nel 2012 e a 1.691.000 euro del 2013 come compenso per chi gestiva un'azienda. Un'azienda che in quegli anni ha registrato delle perdite pari a 150, 160, 200 milioni di euro. Questa è una vergogna, questo è uno schiaffo nei confronti dei cittadini, nei confronti anche di chi lavora tutti i giorni in ATAC, di chi scende su strada e si mette a servizio della città. Per non parlare anche dell'uso strumentale fatto, come ricordato dalla sindaca, in epoca a Parentopoli. ATAC è stato un bacino elettorale a tutti gli effetti e questo ha rovinato evidentemente tutta l'attività gestionale già comunque insomma abbastanza deficitaria che c'è stata nel corso degli anni. Ecco, se questa è la situazione, noi che cosa abbiamo fatto da quando siamo arrivati? Sicuramente tutte le azioni che ha già ricordato la sindaca e abbiamo anche cercato di fare qualcosa in più nell'ottica di prospettiva. Io vorrei ricordare che la mobilità su Roma, che è stata come dire, lasciata da parte nel corso degli ultimi anni, non è soltanto ATAC, seppur ATAC è un tassello molto importante. Ma io vorrei ricordare anche la mancanza di programmazione delle infrastrutture e delle opere che è mancata in questa città. Ed è proprio per questo che noi, da quando siamo arrivati, ci siamo messi al lavoro per costruire il PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Un piano che è rivoluzionario sia per quello che sarà il disegno di Roma in termini di mobilità, ma sia anche per quello che è il metodo con cui queste opere saranno identificate. Un metodo che parte dal basso, perché tutto quanto quello che andrà in PUMS è un qualcosa che sarà concertato, su cui i cittadini potranno esprimere la propria opinione. E questo non era mai accaduto prima. E questo è un aspetto molto molto importante che ci servirà a disegnare la città. Vogliamo una città in cui sia il ferro a riprendere quota, oltre ai bus in superficie e ad altre modalità di spostamento. Vogliamo, ad esempio, e già stiamo lavorando su questo con le opere in variante al PUMS che abbiamo inserito e che abbiamo approvato in giunta. Voglio anche ricordare il lavoro che stiamo facendo su Metro C. È in corso di fatto il project review per quella che sarà la tratta post-Fori, post-Colosseo. Siamo al lavoro su questo punto già da mesi. Abbiamo già dialogato anche con il Ministero, tanto che, come sapete, le risorse a disposizione della città per il project review della tratta T2 post-Colosseo della Metro C è in corso. È stato incluso questo intervento nel DEF, quindi il documento economico finanziario del Governo, tanto per dirvi. Per darvi qualche informazione sullo stato di avanzamento anche della progettazione. Ecco, a fronte di questo disegno complessivo della città, per ATAC avevamo a disposizione una serie di opzioni. Potevamo continuare, come ha ricordato la sindaca, a far finta di nulla. Andavamo dall'assessore al bilancio, gli chiedevamo qualche centinaio di migliaia di euro, facevamo una ricapitalizzazione. Apparentemente facevamo tutti contenti, non andavamo a toccare nessun equilibrio precedente, ma questo non è il nostro modo di lavorare. Noi vogliamo cambiare l'approccio rispetto al passato e vogliamo che i soldi, tra l'altro pubblici, siano utilizzati in maniera efficiente ma anche efficace. Dunque, questo approccio l'abbiamo sicuramente subito abbandonato. Potevamo poi seguire un'altra via molto molto semplice. Potevamo trovare un partner privato, questa è una cosa che tanto ci è stata richiesta anche da altre parti politiche, quindi vendergli il capitale, il 40%, il 49%, ma anche il 100% del capitale e gettare tutto in mano al privato, creando così un vero e proprio monopolio privato di fatto. Ma cosa sarebbe successo in questo caso? Cosa sarebbe successo al servizio? Cosa sarebbe successo ai lavoratori? Cosa sarebbe successo anche all'amministrazione? Perché ricordatevi che una società privata non può essere controllata nel dettaglio dall'amministrazione. Io non sarei mai potuta andare a chiedere dei resoconti bilancistici, ma anche delle procedure aziendali a un'azienda privata. Io non ho minimamente il controllo di un'azienda privata, perché questo prevede la normativa. Invece, con un'azienda nostra, totalmente pubblica, quindi in-house, noi abbiamo una leva che è fondamentale, che è strategica, tra l'altro, anche per la crescita economica e sociale di questa città, che è appunto l'azienda pubblica. Noi abbiamo lo strumento del controllo analogo. Quindi questo significa che qualsiasi cosa l'azienda faccia e come dire, non risponde agli obiettivi dell'amministrazione, noi possiamo intervenire, siamo il socio. Quindi, diciamo, mantenere l'azienda pubblica per noi è un punto fondamentale. Avremmo poi potuto seguire la non soluzione
proposte ecco, dai radicali. I radicali ci dicono mettete a gara il servizio. I radicali hanno praticamente ingannato i romani con quella raccolta firme. E sapete perché? Ve lo dico molto banalmente. Per fare una gara del trasporto pubblico, ci vogliono almeno 4-5 anni. Per chi conosce il regolamento 1370 sa che ci vuole un anno di preavviso prima della pubblicazione del bando di gara, sa che per costruire un bando di gara fatto come si deve ci vuole del tempo e delle competenze e delle professionalità, sa che anche le commissioni giudicatrici devono essere composte da persone competenti in grado di valutare le offerte, ci sono i ricorsi, ci sono i controricorsi e quindi c'è una situazione di gravi costi amministrativi di cui forse a volte qualcuno dovrebbe ricordarsi e tra l'altro la non soluzione del problema di oggi. La gara non è la soluzione al problema di oggi, perché se anche io decidessi, noi come amministrazione decidessimo di andare a gara, io devo chiedermi come faccio a mandare avanti il servizio in questo momento con un'azienda che ha una gravissima crisi finanziaria, oltre che economico-patrimoniale, cioè un'azienda che in questo momento ha difficoltà di cassa e ha difficoltà anche a pagare fornitori, a pagare anche tutti i soggetti legati ad ATAC per i motivi che tutti sappiamo. Dunque, io vorrei anche ricordare quali sono state tra l'altro le esperienze con le gare in altri posti, sia in Italia che all'estero. Voglio ricordarvi la gara regionale toscana, iniziata, bandita nel 2013 e ancora oggi ci sono problemi di ricorsi e controricorsi, la gara dove insomma ha partecipato anche Rattepè. Considerate che nel 2017 questo tema di questa gara toscana è andato a finire all'Alta Corte di Giustizia Europea. Quindi dopo 4 anni noi non abbiamo ancora una soluzione per la Toscana e abbiamo di fatto un vecchio contratto in proroga. E questa è un po' una contraddizione in termini, se ci pensate bene. Io faccio una gara per far concorrenza, però poi, visto che non so seguire bene le procedure o comunque ci sono delle aperture per la quale la normativa consente ricorsi e controricorsi, io mi trovo a dover affidare allo stesso soggetto per anni aggiuntivi rispetto a quello che è il contratto iniziale. Per non parlare anche a quello che è successo in Friuli Venezia Giulia, abbiamo avuto un doppio ricorso, ma anche quello che è successo a Parma, in cui la ex azienda del Comune di Parma ha fatto un ricorso su una gara di 2 anni fa. Ecco, voi pensate quindi che la gara sia la soluzione al problema di oggi? E vi rispondo no. Qual era l'altra opzione che avevamo a disposizione? Quella che avevamo era quella del concordato. Quindi adire a una soluzione straordinaria. Quindi che mettesse ordine al passato, che mettesse quindi la trasparenza come criterio fondamentale per riorganizzare l'azienda. Ecco, io credo che questa soluzione del concordato sia una soluzione che potrà avere certamente con la collaborazione di tutti dei vantaggi importanti, perché consentirà un riequilibrio economico, patrimoniale, ma soprattutto finanziario per l'azienda. Avremo un riordino anche dei rapporti che l'azienda ha coi creditori. Avremo anche la possibilità di operare un risanamento vero questa volta, non come quello che ci hanno promesso tutti i fantomatici piani industriali che l'azienda ha presentato a Roma Capitale nel corso degli ultimi 10 anni. Ci darà anche la possibilità di garantire dei tempi quindi certi per questo risanamento, perché come sapete questa procedura presuppone la costruzione di un piano che abbia dei tempi certi, 4-5 anni, quelli che saranno poi si vedrà, però avremo una scadenza certa entro la quale noi sapremo che l'azienda potrà essere risanata. Non ultimo, il concordato in bianco è in continuità, questo vorrei sottolinearlo 100 volte, quindi significa che ci sarà salvaguardia dei posti di lavoro e quindi questo sarà un processo che garantirà anche la coesione sociale. E in questo processo noi vogliamo coinvolgere tutti i sindacati con cui ho avuto modo di parlare anche questa mattina, tutti i lavoratori, perché vogliamo che in questo progetto tutti possano contribuire e tutti possano e debbano crederci. Senza poi dirvi che una procedura di concordato ci libera altre risorse per fare investimenti, per fare manutenzioni, per garantire ogni mese il pagamento degli stipendi senza dover far sì che Roma Capitale debba affrettarsi o comunque correre in soccorso con pagamenti più veloci possibile delle fatture presentate da ATAC. Ecco, io credo che questa è veramente una soluzione che può portare a un cambio radicale per questa città, per l'azienda
e per tutta la mobilità di Roma. E non c'erano altre soluzioni, questo ci tengo a dirlo, perché qualsiasi altra soluzione diversa da questa, ricordo ad esempio, non so, un'opzione di ristrutturazione del debito, non era al momento praticabile, non c'erano le risorse finanziarie, la fluidità di cassa che serviva per poter fare un'opzione di questo tipo. Senza dimenticare che poi la ristrutturazione del debito avrebbe presupposto una contrattazione diretta tra soggetti, e pensate che ATAC ha 7, 800, 1000 soggetti creditori con cui andare a contrattare, quindi cosa si sarebbe azionato? Diciamo una contrattazione che molto probabilmente, come poi ci insegna anche la casistica, avrebbe portato sicuramente alla mancanza di raggiungimento di un accordo. Ecco, chiudo questo mio intervento dicendo che, come ricordato dalla sindaca, credo che questo sia veramente un atto rivoluzionario che questa amministrazione ha posto in piedi, di netta discontinuità rispetto al passato, e che possa portare dei vantaggi importanti abbinata a tutti i programmi, a tutte le idee che noi abbiamo per Roma. Grazie.